Ciao amici, parolone adesso perché è un parolone molto molto delicato nel ciclismo. Ischiocrurali, muscoli qua dietro, detto in parole povere, quelli dietro al quadricipite, muscoli antagonisti, sono muscoli anche che hanno una doppia funzione nel ciclismo, sono ausiliari del quadricipite, quindi sono sia flessori che estensori durante l'arco della pedalata. Perché ischiocrurali? Perché a partire dal sottoscritto, mea culpa, che in carriera ho fatto pochi allungamenti, sono muscoli che per la maggior parte delle volte sono i muscoli meno flessibili nel ciclista, correggimi se sbaglio Luca, ed è un punto dolente su cui nessun ciclista vuole andare a lavorare. Perché? Perché semplicemente se io mi piego per andare giù, potrò farvi vedere una volta quanto scarsa sia la mia flessibilità, e questo è un errore che non solo io ho commesso in carriera, ma che tanti ciclisti continuano a commettere. Diciamo che finché si è giovani non si sentono grandi problematiche, perché la muscolatura, la struttura, il sistema tonico posturale è fantastico nell'uomo, perché va a vicariare quelle che sono le mancanze o le rigidità da parte degli altri distretti muscolari, potenziandone degli altri. Ma cosa succede? Che gli anni vanno avanti, questo può essere asintomatico, ma dall'oggi al domani non riusciamo più ad andare in bici, perché il nostro sistema tonico posturale non è più in grado di andare ad arginare quella mancanza di flessibilità che c'è in alcuni distretti. E per l'appunto la zona degli ischiocrurali qua dietro è la zona più debole del ciclista, quella più contratta. Ecco un esercizio molto utile che Luca ci spiega e andiamo a fare con questo magico attrezzo. You ready? Sediamo sopra il rullo, lavoriamo con la coscia posteriore di sinistra. Le prime volte iniziamo sempre con un piede appoggiato a terra e iniziamo a massaggiare la parte posteriore. Lentamente. Lo step successivo, piede destro sopra il piede sinistro, ho maggior peso e inizio a massaggiare. Grazie mille Luca, adesso che avete visto l'esecuzione. Luca, quando farlo, sì, no, e consigli che puoi dare ai nostri ciclisti? Visto che un muscolo, come ha detto Angelo prima, molto importante per il ciclista, che è molto rigido, è importante farlo sia prima dell'allenamento che post allenamento. Prima dell'allenamento, come prima cosa, iniziare col rullo per poi passare a un po' di mobilità dinamica, sempre per gli ischiocrurali. Per quanti minuti possiamo farlo? Diciamo, arriviamo a casa, arriva il nostro amico ciclista, i ciclisti, facciamo la doccia, ci raffreddiamo un attimo o andiamo subito? Quanto facciamo? 5, 10 minuti, un quarto d'ora, quanto? Iniziamo prima sempre con un minuto, massimo due minuti per muscolo. Ok, poi col passare del tempo potranno fare un po' di più, sì. Ok, grazie mille Luca. Grazie a voi. Grazie al prossimo distretto muscolare. Stay tuned. Ciao.